conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E Majula, Shenya, Spirito del Falò 2, terzo episodio. La cosa prosegue. Sto accumulando, nonostante tutto, un po' di argomenti su cui discutere. Voglio assolutamente che diate, che togliate qualunque freno alla vostra fantasia e voglia di chiacchierare. Non mettetevi limiti. E poi, guardate che bello che è l'effetto del calore. Questo certamente non c'era in Dark Souls 2 Vanilla. Non è mai stato aggiunto neanche con la patch. Questa è una cosa veramente graziosa. E quello che stavo dicendo è che ovviamente lo spirito del Falò 1 è stato già compiuto e ha avuto il suo percorso, e quindi molti argomenti li abbiamo già trattati, ma non solo nulla ci vieta di riaffrontarli, ma soprattutto ci sono molte sfaccettature di ogni singola argomentazione che possiamo sfruttare. Per esempio, aver tolto la Depth of Field ci permetterà di utilizzare il binocolo finalmente come si deve. Potremo vedere veramente dettagli incredibilmente da vicino. Ehi, hey, il tuo fantomatico occhio, lo vedete? L'eterocromia dell'araldo, che è molto improbabile, ragazzi, sia qualcosa di lore, di importante. No, è solo che non l'hanno dovuto modellare con cura, in quanto la luce ha un effetto completamente folle sull'iride, perché non è calcolata per essere vista. Tuttavia, è un bel dettaglio. E con questo binocolo e Scholar su PC, ragazzi, ci divertiremo parecchio. Allora, tanto per cominciare, volevo dirvi i prossimi argomenti. Allora, mi avete detto in tanti, giustamente, che mi sono dimenticato un oggetto qui. Mea maxima culpa. Ma non è che per caso ce n'è uno anche qua? Dove sta Carillon? No. Carillon. Chi si ricorda di Carillon? Personaggio completamente insulso. Peccato, perché la sua storia con Rosabeth è veramente carina e segue, come al solito, il discorso sulla vuotezza. Allora, Lennygrass. Sì. Rinforza arma. Dovremmo poter potenziare, esatto, la lei. Ma abbiamo esattamente 80 anime in meno. E non... Grande! Ero convinto di non poter farci nulla. Allora, ragazzi, diciamo che gli argomenti che affrontiamo di solito saranno probabilmente spesso, ma non troppo, legati al mondo nerd, no? Al mondo anime, manga, film, fumetti. Insomma, è normale, siamo appassionati. Chiaramente i miei viewers sono appassionati. La pool di età è molto vasta. Sapete che ci sono ragazzi, ma anche uomini che mi seguono, e sono veramente tanti. Ma... Aspetta, prima di confondermi nel parlare, vediamo un po' in live. Fatemi pensare. Dove si va adesso? Abbiamo la foresta dei giganti. Andiamo, sì, andiamo alla foresta dei giganti. Abbiamo la chiave del soldato, facciamoci un giro. Allora, quindi gli argomenti saranno anche questi. Sicuramente mi divertirà parlare di come ho avuto accesso agli anime. Dopotutto, ne ho parlato poco nello spirito del Falò 1 e certamente è interessante per chiacchierare, così, per parlare insieme, raccontarvi di come io da ragazzo ho avuto i miei primi incontri con ciò che sono le animazioni giapponesi. D'altronde, ricordatevi una cosa fondamentale. Non è che quando... non è che quando io vi racconto che non ho la DSL significa che in passato l'ho avuto. Quindi, ovviamente, in questo caso è parecchio importante la differenza fra chi ha avuto accesso alla DSL da ragazzo e chi, come me, ancora adesso non può scaricarsi streaming, anime, fansub. Insomma, non è così facile. Ma è una bella storia. Non è quella di cui discuteremo oggi. E vai. Tra l'altro, nella mia blind run rompevo questi scrigni perché mi divertiva l'idea che si potesse fare, che fosse un modo per scoprire i Mimic, ma l'oggetto all'interno si rompeva, diventando ciarpame. Allora, abbiamo un anello molto interessante. Anello del ripristino. Tramandato dalla casata Osteria. Ostrava. Nella sacra
terra di Lindelt, questo anello simboleggia prosperità e longevità per la grande casata Austeria. Tuttavia, l'anello è fragile e si rompe facilmente. Non va dato per scontato. Va bene. Oh, santo cielo. Non va bene. Questo particellare è fastidiosissimo. Ok. Ovviamente esagero, non è così grave, ma vorrei evitare di darvi fastidio con il personaggio così in primo piano. Shenya è bella così com'è. Allora, qui dovrebbero esserci... Ah, no? Ah! Oh, stupendo! Erano solo i New Game Plus i Red Phantom qui, forse, ma... Forse no, c'erano due cavalieri? No, forse solo i New Game Plus, ma... È bellissimo che ci sia un cavaliere di Sien! Oh, vedete, comunque... Abbiamo a che fare con un revamp per ora molto più logico. Questo scrigno non c'era. Vediamo un po'. Questo è il simbolo di Drunglake, che è anche sull'anello di Yorg, tra l'altro. Non so quanto riusciremo a vederlo meglio qui, ma voglio assolutamente cercare bene Erba Ambrata. Erba Ambrata era per gli incantesimi, giusto? Erba Ambrata. Io questi menu, ragazzi, eccola. Dark Souls 2 non riesco a muovermici. Molti credono erroneamente che i fiori di quest'erba non sboccino. In realtà, dei piccoli fiori bianchi sbocciano durante il crepuscolo, quando la luna è visibile. Bloodborne! Allora, qui si parlerà invece... Oh! Ma la grande lancia non era l'oggetto che si otteneva nel ricordo dei giganti in quel modo complicatissimo utilizzando la carrucola? Accipicchia! Accipicchia! Pazzesca questa cosa! Ti cambia completamente una possibile build. Una lancia lunga creata con l'acciaio più raro. Creata per i cavalieri di alto rango di Drunglake, a cui sono dedicate le decorazioni. Questo tipo di acciaio è il più pregiato, ma è così raro che pochissime di queste armi vengono utilizzate in combattimento. Con l'acciaio più raro, ma non ci dice il nome. Nelle vecchie descrizioni c'era scritto, no? Dovrebbe essere il metallo di Lordran. È una bellissima arma. È veramente una bellissima arma. Sto facendoci un pensierino, ma non devo. Forse però potrei, perché dopo tutto ricordiamoci che l'arco è una bella arma e mi piacerebbe utilizzare un arco in futuro per utilizzare qualche tecnica un pochino più complessa, e potremmo farlo. Allora, vediamo un po' se riusciamo a... ci sono riuscito. Ehi, tutto bene? Wow. Ma non credo. Cioè, io sono chiaramente un giocatore che si basa sui parry. Non starò a fare il finto modesto, nel senso che comunque me la cavicchio a farli, ma in Dark Souls 2 li ho sempre ritenuti piuttosto ingestibili. Non so se è un lavoro che hanno fatto in post con Scholar. Hanno forse modificato un po' i frame di attivazione? Non lo so, eh. Non lo so. Mi incuriosisce. È qualcosa che voglio approfondire, ragazzi. Wow. Bene, 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 bene. Di cosa parleremo in questo episodio? Parleremo di come mi sono invece... Ops! Di come invece mi sono approcciato, di come ho conosciuto i Souls. È qualcosa che ho sempre raccontato in molti frangenti, ma sempre a pezzi, mai in maniera completa. E ben venga, sono eccitato al poter raccontarvi la storia in maniera un po' più personale e informale. Dunque, chi mi segue me lo avrà sentito dire ogni tanto, il motivo per il quale io ho acquistato una PS3 è stato solo ed unicamente, inizialmente, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Guns of the Patriots è stato veramente per me il motivo di acquisto. La killer application, l'esclusiva, appunto. E sono sempre loro che mi muovono verso le console. Oh, giusto. Voglio spegnerla. Eh sì, qui è buio. Si può vedere qualcosa, ma è veramente buio pesto. Eh? Aflis l'afflitto. Questa cosa è molto giocosa da parte di From, di aggiungere NPC che aiutano. Non mi piace molto, ma è soggettivo, perché avere così tanti personaggi senza la minima base di lore, ok,
che non avranno mai probabilmente base di lore, è un peccato. Mi dà un dispiacere, ma questo è più soggettivo che obiettivo, perché in questo caso più è sicuramente meglio. Scheletri? Non c'erano gli Ironclad qui? Carino. Ma questi con la clava li distruggo. Danno contundente. Ecco qua. Comprai una PS3 per Metal Gear Solid 4. Dopo, quindi, 2 anni dalla sua bomba nera, ok, dalla sua pubblicazione. Chiaramente il parco giochi era ancora non molto esteso, per questo non mi interessava minimamente, ed anzi, inizialmente avevo intenzione di cambiare, tra virgolette, enormi per l'amor del cielo, bandiere, è un modo di dire, comprando una 360, che nella scorsa generazione è stata senza alcun ombra di dubbio, tecnicamente almeno, la console migliore. Nonostante fosse meno forte, meno potente, era più gestibile dai programmatori, perché meno elitaria ma più accessibile. Questo ha cambiato parecchio le cose. La Sony ha cercato di rendere la console incredibilmente potente e unica con il Cell, ed è una cosa che per un appassionato di tecnologia è una figata, ma l'ha resa anche molto difficile da programmare, e questo purtroppo ha causato molti problemi. Non esisteva praticamente una multipiattaforma che in nessun caso, in alcun caso, andasse meglio su PS3. Peccato. Ok, qui abbiamo l'area opzionale dove forse potremo anche ottenere l'anello. Il... non l'anello. Il seme del gigante. Però, nonostante avessi intenzione di acquistare una 360 inizialmente, comunque dopo anni, perché non mi interessavano le console all'inizio, non c'era assolutamente nulla che mi interessasse, l'uscita di Bioshock per Xbox, inizialmente era un'esclusiva, mi stavano interessando parecchio quelle cose. Poi però Metal Gear Solid 4, fine della decisione, fine dei giochi, ho volontariamente acquistato Metal Gear, PlayStation insieme a Bundle, e da lì hanno cominciato a saltare fuori molti titoli preziosi, perché io ho più che felicemente recuperato gli Uncharted, poi ne sono diventato anche discretamente appassionato, perché a modo loro sono delle piccole perle, sono action adventure game molto leggeri, profondità zero, ma sono veramente qualcosa che scimmiotta in maniera però molto divertente il cinema. E mi sono dimenticato questo oggetto! Mi sono dimenticato quell'oggetto, attenzione, dovevamo recuperarlo. E da lì ho recuperato qualcosa come, penso di avere 40 giochi PS3 in totale. Non vorrei esagerare, ma penso di averne una quarantina. Una invasione offline. Dennis? Cappello da cacciatore, c'era? Dennis l'armaiolo. E ci ha aggrato anche un Ironclad antico, avete visto, con il muschio. Io non so se mi conviene... Ah no, ho sbagliato tantissimo. Ah no 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 no, cosa? Cosa? La Greatsword? La spada arcana qui? Ma che stiamo scherzando? Porca miseria, ok, basta torcia. Ehi, ma si sono svegliati tutti adesso? Porca miseria. Questo è Soul Vortex. Soul Vortex. Alla foresta dei giganti. Devo assolutamente impedire agli Ironclad di disturbarmi. Qua ce ne sono un paio? Nessuno? Ok, aspettiamo che l'invasore venga qui. Wow, complimenti From Soul Vortex. Soul Vortex. Ah, eccolo. Che arma ha? Ecco. No, non funziona molto bene. Presto. Ma tu scherzi. Ma lancio dell'anima. Ma stiamo scherzando. Ma guardalo. No, vabbè. Avrei dovuto essere aggressivo e avrei vinto. Però che cazzo. Vabbè. Va bene. Ok, lancio dell'anima Soul Vortex. From... Questo è Scholar.
Ok, hanno reso le cose molto più difficili. In questo caso l'hanno rese semplicemente più difficili for the lulz. Però devo dire la verità che sto rosicando. Sto rosicando come raramente rosicherei come giocatore, perché non volevo perdere. Non volevo perdere. Per nessuna ragione al mondo. Non voglio morire con Shenya. Non voglio assolutamente morire se non me lo merito. Me lo sono meritato perché sono scappato. Scappare, scappare, scappare. Grave errore. Comunque, non parliamo di tecnica. Qui ho sbagliato io e basta. Allora, tornando a noi. Una volta vissuto Metal Gear Solid 4, goduto di quell'esperienza, ho cominciato appunto a recuperare opere. Ma ben prima di acquistare una PS3 avevo cominciato a sentire parlare di Demon's Souls. E Demon's Souls, solo le immagini mi avevano completamente catturato l'attenzione. Perché mi avevano catturato l'attenzione? Perché la PlayStation 3 ha avuto sempre una gravissima carenza di JRPG. Non ha mai avuto una buona quantità di giochi di ruolo giapponesi su di essa. Ora io però, prima di farmi reinvadere, vorrei pulire l'area da i signorotti qui. Perché sicuramente... Aia. Non riesco a fare una combo di due attacchi, è troppo lento l'attacco R2. Però Demon's Souls non era solo un JRPG, il quale quindi mi avrebbe comunque creato un certo interesse. Era soprattutto, ragazzi, un gioco il quale era chiaramente un dungeon crawler. E dungeon crawler con la definizione... Ah, eccoli! Eccoli! Questa è un po'... Dark Souls 2. Mettiamo le orde, così è tutto più difficile, sì. Va bene. Però hanno messo questa cosa che in realtà aiuta moltissimo l'equilibrio perché del gioco. In quanto il trucco è fare la trappola, no? Fare questo. Oh, ho sbagliato! Ok, no, sono... È carino che abbiano messo una sfida così segreta. La metti sopra e poi se riesci a farli cadere nella trappola dell'esplosivo... li punisci. Carino. Però sto ancora rosicando, per questo sono cattivo. Sto rosicando perché sono morto contro l'armaiolo. Ragazzi, vabbè, i Souls servono in due casi: per divertirsi quando vuoi ridere delle tue morti o per rosicare quando non volevi morire. In entrambi i casi. Opla, ehi. Eccoti qua. Ehi, perché non ho recuperato HP? Ops, giusto. Allora, dov'è? Sopra come Zigmire? Come no, non è Zig, per carità, non è Zigmire. Eccolo. Ah, sì, cos'è che puoi fare? A due mani. Becca. Oh, ma che hai baffetti alla Dorian? Perché gli ho fatto così poco male? No, perché non riesco... Non ci riesco mai. Non riesco mai a fare gli attacchi... A fare i cosi. I, vabbè. Al diavolo. No! Come si chiama il... Va bene, insomma, il cazzotto, la rottura dello scudo. Il shield bash. Preso. Ah, ragazzi, santo cielo, ho proprio sbagliato prima. Ho proprio sbagliato. Non droppa niente. Questa è una cosa che non apprezzerò mai da parte di Dark Souls 2. Ah, ha droppato un'effigie umana, però mi piacerebbe così tanto che droppassero magari un pezzo di equipaggiamento che ci dica chi è, che cos'era. Anche soltanto la setta di cui faceva parte, il culto di cui faceva parte. Purtroppo queste cose mancano tantissimo. Allora, qui vicino dovrebbe esserci il gigante con il seme. Però intanto continuiamo a parlare. Demon's Souls, ragazzi, aveva quell'estetica così incredibilmente... oscura, arancione, ocra. Facevano vedere le foto di Stonefang all'inizio nelle riviste. Leggevo PSM e Game Republic, soprattutto Game Republic all'epoca. Però fondamentalmente era affascinante. Si parlava di difficoltà, del fatto che ogni scelta determinasse una conseguenza, ed era qualcosa che io ritenevo particolarmente raro all'epoca, come lo è ancora oggi. Per questo i Souls hanno avuto questa stupenda nicchia. E infine, a conti fatti, diciamo,
Demon's Souls sembrava essere veramente una boccata d'aria fresca. E non mi aspettavo minimamente che quei titoli avessero una lore dietro di essi. Semplicemente speravo che fossero un videogioco old style, un old school RPG. E non potevo chiedere di meglio. E fu esattamente così. Io resistetti a non acquistarlo. Aspettai ben un anno e mezzo che arrivò in Europa. Esattamente, praticamente, momento, praticamente poche settimane prima del mio cedere all'acquistarlo. Io so che mi sto sbagliando e sto perdendo una stanza qui. Sto perdendo una stanza. Ah, è questa! Scusate, ero convinto che fosse l'entrata. E certo, è qui. Ok, eccolo. Seme di albero dei giganti, il che è molto interessante anche a livello di lore, se vogliamo specularci sopra, in quanto i giganti muoiono, diventano nuova vita, ma ne possono generare altra. Un pezzo di qualcosa, ottenibile da un albero gigante, spinge i nemici a reagire agli invasori. Oh, ma certo! Vedete, appena, in realtà io tendo a ridere e divertirmi sempre quando muoiono i Souls, ma stavolta volevo assolutamente vincere, volevo punire From per aver messo quell'incantatore. Però in realtà, se si arriva prima qui, o si corre qui, puoi subito utilizzare il seme e farlo letteralmente purgare dagli nemici. Continuano a essere belle idee, continuano a essere comunque belle idee. Un po' poco equilibrato, perché appena ti invade arrivano tutti quegli Ironclad, però bello. Quando i giganti muoiono, rinascono in forma di grandi alberi. La morte non è la fine di tutto, perché ciò che ha vissuto resta come parte del grande ciclo della rinascita. Ma che ne è di coloro che sono fuori da questo ciclo? I non morti? Bella domanda. È una bellissima domanda, e credo proprio che ne avremo modo di discuterne. Avremo modo di discuterne. Cosicché, resistetti con tutta la mia volontà al voler, appunto, fatemi pensare, andiamo direttamente qui, al appunto comprare Demon's Souls in lingua originale, che mi avrebbe massacrato, e aspettai. Comprai la Black Phantom Edition in Europa, la Limited Edition, e rimasi molto colpito inizialmente dall'estetica, da come c'era quella guida piena di dettagli e indizi, immagini, e dicevo, wow, questa cosa è... sembra come una un'action figure fatta a mano. Stupendo, no? Eccoti qua. Sarai ostile? Sicuramente sì. Beh, è comunque vuoto, quindi sarà ostile per certo, ok. Comunque c'è quel delay, quindi un po' prima. Ancora prima? Sì. Ah, per il gameplay continua a non valerne molto la pena, però figo. Vediamo un po' se con nemici più veloci sarà comunque plausibile, cosa che non credo. Ma sono molto curioso. Ok, vediamo un po' se qui evitiamo di farci uccidere. Ok, sono più dure di quanto pensassi. O meglio, sono dure quanto pensavo. Quindi, aia! Però non mi ha colpito in testa. In realtà, no, non voglio rischiare. Non conosco il loro build up in Scholar, quindi non vorrei che mi ci maledicessero. Ho preferito farmi colpire, ragazzi, sapete perché, vero? Provate a immaginare cosa vuol dire rollare qui. È un incubo, solo il pensiero. Non voglio assolutamente rollare qui a causa... A parte il fatto che hanno tracking, ma si rischia di cadere molto facilmente. E, quindi... di cosa stavo parlando? Di Demon's Souls, guida, coerenza, cura per i dettagli. Sì, sembra un'action figure fatta a mano. E poi lo giocai. Lo cominciai e trovai esattamente quello che desideravo. Alla faccia. Vale a dire qualcosa di misterioso, qualcosa di vivo, che respirasse. Rimasi molto felice di vedere un'ambientazione così cupa, così narrata come se fosse un libro. L'introduzione stessa di Demon's Souls sembra il prologo di un libro. No, porca miseria. No. Non ci provare nemmeno. Don't even try. No!
attenzione, ho bisogno di un attimo di concentrazione. Ok, c'è l'arciere sopra, vero? Cioè qua è... Non potevano... Carino! Hanno reso utile utilizzare questa... Questo... Oh, questi arcieri. Allora. Oh, per fortuna almeno. Eccoti qua. Abbiamo... Sbaglio o abbiamo acceso tutto adesso? Vediamo un po'. Forse no. Forse c'è ancora questa qua fuori. Esatto. Perfetto. E, ragazzi, praticamente rimasi folgorato dal fatto che l'atria fosse così ipnotizzante, nonostante fosse solo un'ambientazione. Questo era qualcosa che sentivo veramente curato e mi colpì. Mi innamorai di Demon's Souls, ma non lo compresi appieno inizialmente, in quanto non cominciai a fare reali speculazioni di lore fino al momento nel quale arrivai all'endgame e cominciai a notare che nelle descrizioni vi era il nome dei personaggi che avevo conosciuto. Allora lì cominciai a farmi quello che divenne poi il blocco note di Demon Dark Souls, cominciai a farmi collegamenti da solo, a giocare un po', ma non lo feci troppo perché all'epoca avevo comunque molti impegni e non ero abbastanza appassionato del genere da... Cadi un po'. Dobbiamo farlo cadere. Vabbè, no, non c'è bisogno. Qui ci pensano da soli a fare... Vediamo se riusciamo a farlo cadere. Cosa? No. No. È questa la cosa che succede quando accendo le torce. Chi è? Aia, è una spada bastarda. Ah? Aia, è fortissimo. Allora. Vieni qui. Ah, non l'ho stordito. Non curarti, sai? No, è rollato attraverso il mio attacco da vero maestro, comunque. Da vero maestro. Tiene stamina? No. È una donna. È una bella donna. Oggetto pietri... Ma... Dai. Cavolo. A me queste cose piacciono. Continuo a trovare sgradevole, in parte, l'equilibrio del gameplay, come funziona il roll, il combattimento, il lock-on... È tutto incentrato su qualcosa. Il mock-up in Dark Souls 2 continua a non apprezzarlo. Cazzarola. Dark Souls 1, Bloodborne, hanno animazioni fatte a mano. Venitemi a dire che sono brutte. Cioè, non capisco perché hanno investito così tanto in questo quando non era questo il focus su cui investire. Però, nonostante tutto, considerate che io sto apprezzando molto queste cosine. Tanto. Devo dire la verità che per ora mi sono piaciute tutte. Forse gli Ironclad sopra il tetto un po' troppo. Però mi è piaciuto molto. Ma rimane il fatto che non dovete mai dimenticarvi, ragazzi, e non lo farò io di certo, che si tratta di una patch uscita un anno dopo. Significa tanto lavoro, significa una missione di colpevolezza e coscienza, però non si può far finta che sia un videogioco uscito adesso dal nulla. Allora. Sì, bello e liscio. Chi ha seguito l'anima della scoperta capirà. Quindi, giocai, come chi ha seguito l'anima, lo spirito della riscoperta sa, giocai soltanto una volta Demon's Souls, ma divenni sinceramente appassionato al punto che, fin dal momento in cui sentii parlare di Project Dark, cominciai già a essere incredibilmente emozionato all'idea. Dark Souls 1 lo seguì molto più di Demon's Souls, il quale ovviamente, essendo già uscito e arrivato dopo un anno in Europa, ho dovuto letteralmente dimenticarmene per non star male. No!
Sto giocando, li voglio far cadere per gioco. E quindi cominciai a vedere i trailer, cominciai a leggere interviste, cominciai a leggere qualunque tipo di informazione uscisse fuori da quel piccolo studio che era From, che è rimasto tra l'altro lo stesso, anche se acquisito da Kadokawa. E meno uno? Meno uno. Gigante buono. Continua a indietreggiare, a te ti combatto. Ah, che fai? Sei sicuro di volerlo fare? Perché rischi di cadere, sai? No, non rischi di cadere. Ah! No, l'ha presa, l'ha presa! Ah. Oh, yeah! Sanguinamento, che implica ovviamente una preoccupante dimezzazione della stamina. E via, due Estus. Glu glu glu. E lo affrontiamo. E Dark Souls 1, per me, sapete, chi mi segue lo sa, si è rivelato essere il primo vero videogioco next gen. Indipendentemente dai grandissimi traguardi tecnologici che hanno raggiunto altri titoli, Uncharted, Metal Gear Solid 4, hanno avuto tutti grandissimi traguardi tecnologici grazie a PS4, a PS3, grazie alla generazione. Però nulla per me era paragonabile a quello che io ho avuto in Dark Souls 1. Quando è uscito Dark Souls 1, io mi ricordo che genuinamente ero emozionato. Ero... Che? 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 Cosa? Lo so che non devo neanche rollare. Lo so già. Grazie, persecutore. Ma... E questa cosa? È già baffato, tra l'altro. Forse non è il caso di parlare di quando... Pensate, 7200 anime. E qui cambieremo sesso. Cambieremmo sesso. Cosa che però non voglio fare. Non credo ci siano altri segreti, ma devo leggere l'anima del persecutore. Cosa che mi farebbe molto male, perché sicuramente è ancora definito al singolare. Il persecutore potrebbe essere un'idea geniale di come il mondo di Lordran e di Dark Souls 1 si sia corrotto nei confronti della maledizione, volendo appunto andare a distruggerla alle fondamenta. Però è un peccato che non sia raccontato. Dopotutto, il persecutore è... Esatto. L'arma preferita dal cavaliere pazzo Alken. O di Alken, perché ricordiamoci, i problemi di traduzione sono rimasti sicuramente, Assolutamente probabile. E insomma, io ricordo che andai al mio negozio di fiducia, perché sapete qual è una cosa importante nel videogioco, ragazzi? So che non sembra naturale, ma in realtà GameStop, Open Games, sono tutti negozi ormai catene enormi, potentissime, che hanno inglobato e per forza di cose gestiscono il mercato, perché Sony, Microsoft, Nintendo vende i videogiochi con delle commissioni, in quel caso commissioni che altrimenti non ci sarebbero. E che significa? Che il negoziante paga quasi lo stesso prezzo del consumatore, e quindi il negozio a modo suo muore. Però ci sono ancora dei negozi che resistono alla moda, non alla moda, al mercato moderno e alla crisi, e di solito sono quelli che ti permettono in qualche modo di ottenere sconti, non sconti sul videogioco, ma i giochi sotto banco qualche giorno prima, no? E mi ricordo che Dark Souls 1 io lo comprai e mi arrivò poco prima della release insieme a un mio amico. Ci giocammo insieme e ragazzi, lì si scoprì che cos'è veramente i Souls. I Dark Souls, i Souls sono nati in maniera globale con Dark Souls, ma questa era una sensazione perché... Allora, perché sono nati con Dark Souls? Perché Demon Souls ha generato questa sensazione in tutti, ma Dark Souls ha generato un mondo nel quale i giocatori sapevano a cosa andavano incontro, e quindi... Di cosa parlo? Di un'ovvietà.
ma ne parliamo dopo aver parlato con Shalquar, la materializzazione Dark Soulsiana di Fenrir, praticamente. Oh, undead are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalquar. Enchanté. Che tra l'altro è un enchanté maschile. What did you want anyway? O così mi è stato detto più volte. Non so il francese. Conosco lo spagnolo, ma non il francese. Ti osservo da dentro, Shalquar. Sei solo un normalissimo gatto. Non sei una divinità. O forse. This place is already dead. Everything will crumble and waste away so that something new may be born. Isn't it wonderful? This place is fat. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Deliziosa. Allora, patti. Abbandona patto. Perfect. Solo per pulizia. E anche perché voglio provare una cosa con voi. Allora, qui abbiamo gli anelli. Dovrei acquistare l'anello del gatto, in realtà. Oh, ma salve! Ma salve! L'anello dell'incubo, l'anello che non serve a un tubo e che in Scholar dovrò e vorrò riutilizzare alla scoperta se hanno aggiunto qualche interazione, perché ci tengo. È un anello che mi ha deluso tantissimo in Dark Souls 2. La sua utilità è talmente ridotta da essere ridicola. Ed è un peccato, perché l'idea era geniale. Era geniale. Questi anelli sono molto molto interessanti, tutti quanti, però non li voglio acquistare adesso perché non siamo ancora in un momento del gioco in cui le anime sono facilmente ottenibili. Ora, una cosa folle è che Steam, nonostante il suo monopolio, ha un meccanismo di ottenimento dei trofei molto contorto, in quanto se giochi offline non puoi assolutamente prendere i trofei e il gioco non ti conta neanche le ore di gioco che fai, che è un'assurdità. Adesso qui ci sarà un terribile 4. Ma se adesso io ho fatto una prova e fatemi vedere se funziona. Mi unisco al patto. Ah, è apparso l'achievement. Ha funzionato. Allora, ho fatto una cosa incredibilmente complicata per quanto mi riguarda, perché non si dovrebbe fare per ottenere gli achievement. Ossia, ho fatto partire Dark Souls 2 online. Ho fatto partire Dark Souls 2. Sono arrivato al menu principale. Prima di premere start ho sconnesso il PC, ho staccato la linea wifi, così che Dark Souls 2 non potesse connettersi. E non si riconnette in automatico Dark Souls 2, ma Steam lo fa. Quindi si è riconnesso Steam. E adesso, che follia. Avete capito, no? Allora, avanza di livello. Qui abbiamo, in realtà, mi servirebbero 10 punti per raggiungere la lancia. E non ho interesse a farlo. Sicuramente utilizzeremo l'arco composito. Sicuramente utilizzeremo l'arco composito. Per ora andiamo ad aumentare un pochino. Ah, ecco qua. 26 a forza, 22 vitalità. Fine, fine. Anche se facciamo, puntiamo ragazzi al 100 agilità, eh. Puntiamo al 100 agilità. Ok, va bene così. Perfect. E quindi praticamente conobbi Dark Souls con ciò che oggigiorno è il normale modo. Va bene, facciamo una prova. Soprattutto 4 è un brutto numero, no? Perché non cercare di arrivare a 5 morti? Ah, però no, perché in realtà volevo provare a superare la viverna. Ma non posso superare la viverna. Non posso superarla perché il ponte della cattedrale del blu è alzato. Vediamo se mi sciotta. Vediamo se mi sciotta. Ah, ma aspetta, sono ostili tutti? Sì, sono ostili tutti qua, spero che... infatti sono tutti ostili, sono tutti ostili! Per carità, no, ci torneremo un'altra volta. A questo punto, proseguiamo nella Bastiglia, no? Why not, ragazzi? E, ragazzi, ascoltatemi.
che cosa è successo quando è uscito Dark Souls? Che io no, perché sapete come sono fatto, le blind run che vi mostro sono delle blind run molto strane, ma sono mie e le ho sempre fatte così anche prima di avere un canale. In altre parole, mi estraneo dal mondo, non voglio leggere nulla, non voglio ascoltare nessuno se non gli amici più vicini. Però le blind run per il resto del mondo ovviamente ce ne saranno tantissimi come me, ma qui non ci sono mummie giganti, perfetto. Abbiamo qui la trappolona per i cagnolini, boom! Non è esploso nulla. E io non sono contento. Quindi, boom! Grazie, perché è quello che volevo fare fin dall'inizio. E si tratta, per buona parte della community, di aprire la wiki. Non sto scherzando, non sto parlando del fatto che la gente guarda cosa succede. Aprire la wiki, aprire la chat della wiki e... Ma mi state prendendo per i fondelli? Ma salve! Vogliamo fare un parry al persecutore? No. O meglio, non adesso. Fammi la carica. Aha. Però basta, eh. Era giusto per gioco. Già. Pursuer, non ti va molto bene. No! No! Porca vacca! No, 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 no. Maledizione. Porca miseria. In realtà, per lo scontro non dovrebbe cambiare granché, perché siamo già maledetti. Però a me mi rode. Cavolo. Cosa è questa? Cos'è? Wow! 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 Cosa? Bella! Bella! Bella questa mossa nuova! E lo fa solo perché mi ha assorbito l'umanità! Oh mio Dio, questa cosa anche di lore mi sta facendo impazzire. Devo stare calmo. Mi è venuto un brivido! Mi è venuto un brivido! Mi è venuto un reale brivido! Non sto scherzando, sembro infantile in questo caso, ma... Mi è piaciuto. So che sto facendo... Oh, yeah! Sto facendo qualcosa di... Il ramo profumato del passato non c'era prima qui. Carino. Allora, sto facendo un'esagerazione. Mi rendo conto che mi sto eccitando di nulla. Però chi mi segue sa che io sto attento anche ai dei dettagli molto piccoli. Ma il persecutore, il fatto che possa utilizzare un malocchio solo quando ha assorbito umanità... È stupendo. È veramente bellissimo. È veramente una cosa che adoro. No. Sto insistendo, lo so, non dovrei... No! È veramente un dettaglio molto bello. Però si tratta di aprire la wiki, aprire la chat e scoprire tutti i giocatori in tempo reale come scoprono i segreti. Nelle catacombe, in Dark Souls 1, si andava tutti, no? Ragazzi, sono andato qua, ci sono gli scheletri! Questo non c'era prima? Oh sì, no, c'era. Ora lo vediamo, eh. Non c'è. Non era qui. No, era nello scrigno di là, al posto del ramo profumato. Ok. E quindi c'era un... Ragazzi, ci sono gli... Oh no, 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 non è il luogo giusto. Oh mio Dio. Oh no, ti prego, no, ma... E soffrivano in maniera terribile, perché esploravano Dark Souls 1, che era un mondo aperto, in quel modo terribile. E questa era vivere... Aia. E questo era vivere Dark Souls all'inizio, perché... Avevi a che fare con gente che faceva, ragazzi, ma come... Oh, scopo forse, ho capito come funziona quell'arma. Oh, sapete che ho trovato questo oggetto? Wow, ma quell'NPC ti ha fatto quel dialogo, pazzesco, figata. Era veramente un'emozione. Ed era qualcosa che succedeva soltanto con i Souls. E Dark Souls 1 è diventato uno dei videogiochi più belli che io abbia mai vissuto nella mia vita di videogiocatore. Ed è per questo che poi decisi di comunicarlo anche al mondo quando aprì il canale, grazie al fatto che avevo almeno avuto una linea satellitare. Ecco qua. Fu una cosa veramente gradevole da vivere, un ricordo prezioso, anche perché Dark Souls 1 è stato incredibilmente longevo per me. I miei amici si appassionarono con me e con me cominciarono a divertirsi, anche se ero l'unico a farsi pippe mentali sulla lore. Ma il bello dei Souls è anche questo, il fatto che tu possa o meno concentrarti solo sul gameplay o anche sulla lore.
quest'ombra non ha senso. Però questa è una cosa presente in tutti i Souls, ma proprio tutti. Allora, opla. Peccato che non posso backstabbarti, ma io non mi fido. C'è il cane qui? No? Dovrebbe esserci... Hanno semplificato alcune aree e hanno incredibilmente reso più complesse altre. Devo dire la verità che è molto strana questa cosa. E hanno sicuramente cambiato l'intelligenza artificiale, perché sicuro che o sono... o ho rotto il gioco, o loro di certo non si mettevano a fare così tante piromanzie. Era un attacco che vedevi veramente di rado. E qui il cagnolone c'è? No? Ma... interessante. Ok, resina dorata. Qui mi servirebbe un ciottolo. E praticamente... non toccare quella cosa, mi serve. E praticamente cominciai a giocare, cominciai a vivere l'esperienza di Souls, come avete visto, ho sempre condiviso, chiaramente ero già abbastanza grande. I Demon Souls, i Dark Souls li ho giocati da grandicello. E ho praticamente visto rinascere in me la passione per il videogioco che avevo da ragazzo, perché l'ho sempre avuta incredibilmente alta, ho sempre seguito il videogioco come mia passione principale, ma le sensazioni che mi hanno donato i Souls sono rare. Ti prego, ti prego! E vai. E quindi qui abbiamo lui. Nulla. Tutto semplice. Non ci sono... mi aspettavo di trovare, per esempio, più bestie, più cani, più creature. Invece non mi sembra... li avranno sicuramente spostati, non solo rimossi, no? Immagino. Ecco qua. Flame, dear flame. So che la storia con la quale ho conosciuto i Souls è molto semplice, molto straightforward. Però in questo spirito del Fallout 2 sappiate che avremo molti episodi per cui discutere, nei quali discutere tanti argomenti. Non vorrei diventare scemo, ma questo non c'era, vero? Secondo me sto diventando ipersensibile. Secondo me sto esagerando, secondo me c'era questo. E qui abbiamo il martello del fabbro, figata, che sarebbe anche divertente utilizzare se non scalasse schifo. Perché infatti è un peccato il fatto che armi, nonostante il moveset sia sempre schifosamente lo stesso, ma in realtà non è male. In realtà non è male. Martello del fabbro. 10 a destrezza. Vediamo un po'. Oh, why can't they all be this easy? We've got a wild one here. Shape up. Shape up, I say. Oh, I say yes. Dear flame, how brightly you burn. Flame, flame, I smell flame upon you. I'm Macduff the blacksmith. All I want is a little flame. So, hand that ember to right now, you imbecile. Molto interessante. What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones, and I'll fortify your gear. Flame, I give you my all. Allora, vediamo un po'. Abbiamo 6 frammenti di titanite, e lui cosa vende? Esatto. Arco lungo e balestra leggera. Allora, cominciamo con l'acquistare la balestra leggera. Perfetto. E poi, in realtà, credo di essere già soddisfatto, in quanto ci prendiamo 1 più 2, 3 più 3, 6. Davvero così poco? Stiamo già a posto? Stiamo già a fare il 5. Ok, ne manca una. Ecco qua. Perfetto. Ed ecco a voi. Frammento grande. Ah.
Perfect. Ovviamente è una mia scelta il non voler utilizzare il randello grande che troverò a breve qui, se non l'hanno se non l'hanno modificato. Ma ci voleva una... Ah sì, ci vuole la chiave di ferro! Ma certo! Perché in realtà mi piace essere perlomeno più veloce. Non ho bisogno di investire troppe caratteristiche in qualcosa che non mi interessa. In quanto... Caratteristiche, scusate, risorse. Non voglio potenziare anche il randello grande. Perché sarebbe banale utilizzare il randello grande. Preferisco puntare all'arma prediletta, no? Allora, vediamo un po'. Abbiamo recuperato qualche anima. Vediamo se riusciamo a... 3000, perfetto. 800. Allora, a questo punto, nel prossimo episodio, acquisteremo il l'anello del gatto. Per ora andiamo così. Perfetto. Anzi, lasciamo forza un po' tranquilla adesso. No, forza, l'energia arriverà. Per ora l'importante è saperla gestire. Da quel momento divenni un vero Souls player e accumulai almeno 500 ore di gioco su Dark Souls. Tuttavia, il mio è stato un racconto come quello di qualunque altro. Non c'è stato niente di speciale nel modo in cui io mi sono avvicinato ai Souls. Se non per il fatto che alcuni si stupiscono di questo. Sì, certo, l'ho conosciuto ben prima della release di Demon's Souls. Molti hanno cominciato più tardi, ma ragazzi, se volete sapere dei dettagli nei prossimi episodi, chiedetemi cose specifiche. Sono qua per voi. Questa puntata è stata di una discussione molto frivola, molto poco interessante, però c'è stata. E la storia dopo Dark Souls 1 la sapete già. Alla prossima.